Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine. Per la classifica del GPM al momento è sempre passata per due volte seconda, guida Giorgia Ruffo Stefanini la classifica. Ora sentiremo l'ultimo passaggio, comunque finora con due secondi posti è lei la leader della classifica. Intanto inizia ora l'ultima volta la salita. Vedremo se qualcuna delle 10 atlete riuscirà a avvantaggiarsi, allungare, visto la vicinanza dall'arrivo sarebbe probabilmente determinante un allungo in salita. Dobbiamo dire che sono 10 atlete che in questa prima parte di stagione hanno dimostrato di andare piuttosto bene, quindi pronostico incerto sicuramente, come ci comunica Radio Corsa. Ed è la Ruffo Stefanini che apre le ostilità in salita. Al GPM i passaggi sono nell'ordine. In testa e passa ancora Ruffo Giorgia Stefanini, seguita dalla numero 47 Emma Redaelli, ancora una volta in terza posizione Martina Sanfilippo. La vittoria per il Gran Premio della Montagna lo ottiene Giorgia Ruffo Stefanini. Alcune atlete sono segnalate in difficoltà, quindi vediamo, sono in quattro, subito l'atleta dietro e subito le altre, quindi ancora grande incertezza. Ed è sprint ed è Martina Sanfilippo che ottiene il successo. Prima vittoria stagionale per Martina Sanfilippo, però una vittoria che viene al momento opportuno, al momento della stagione in cui bisogna andare forte. Sì, esatto, io questa vittoria la stavo aspettando da moltissimo tempo e finalmente è arrivata, ma non ce l'avrei mai fatta senza la mia squadra e sono molto contenta. Senti, nel finale quando eravate in 10 eravate 3 della stessa squadra, quindi probabilmente sei stata un pochino avvantaggiata proprio dal gioco di squadra al momento della fuga. Sì, esatto, e ho dato veramente tutto fino all'ultimo e per fortuna avevo le mie compagne dietro ad aiutarmi. A chi lo dedichi il successo? Il primo stagionale, una dedica particolare penso che la meriti. Beh, sicuramente va a tutta la mia squadra, alla mia famiglia e in particolare a mio fratello che oggi purtroppo è caduto nella corsa che ha fatto. Secondo posto per Emma Redaelli, che forse nel finale l'aver fatto lasciar passare la Sanfilippo ti ha un po' penalizzato. Sì, quando ha scattato Giorgia in salita all'inizio c'era un buco tra me e Martina e nulla, nel controllare ci è venuta dietro e ci ha sorprese, però fa niente, sono degli errori che ci stanno a questa età e mi servono per imparare la prossima volta sicuramente. Comunque con una fuga di 10 atlete, diciamo nata subito dopo metà corsa, una gara tirata, quindi un buon viatico, una buona preparazione anche in vista dei campionati italiani. Sicuramente ho provato ad attaccare per vedere come stavano le gambe, ho visto subito che si è creato un gruppetto e allora abbiamo dato tutto. Di sicuro è un buon allenamento in vista dei campionati italiani, noi abbiamo già visto il percorso, non è affatto facile ovviamente, delle gare così lunghe, così su e giù in vista dei campionati italiani di sicuro mi fanno imparare molto. Giorgia Ruffo Stefanini, terzo posto, hai vinto il Gran Premio della Montagna, hai attaccato, però allo sprint non c'è stato niente da fare. No, ho provato fin dall'inizio, tutte e tre le salite le ho fatte davvero abbastanza a tutta per cercare di portare via comunque un gruppetto, ma vabbè, corro da sola quindi ci può stare e vabbè, è andata così. Ci tenevi particolarmente oggi alla vittoria? Sì, ci tenevo molto perché è già due domeniche di fila che faccio seconda e arrivo sempre lì per un pelo e vabbè, me l'aspettavo. Questa volta terza, quindi non seconda. Almeno quello.